Se effettivamente San Siro è un momento sempre importante per la nostra città, in cui la comunità si ritrova celebrando quelle personalità di cui va più orgogliosa e fiera, ebbene, questo San Siro è davvero speciale. È un 9 novembre che capita nell'anno 2012, che infatti lascia una traccia profonda e indelebile per la storia di Pavia. Nel mese di ottobre di quest'anno, dopo anni di attesa e di interventi straordinari, finalmente la nostra città ha potuto riapprezzare la sua cattedrale. Entrare di nuovo in quel luogo maestoso ha destato grande emozione in tutti noi. Toccante è stata l'iniziativa organizzata dalla diocesi, tu il giorno e tu la notte, che ha visto oltre 1000 lettori che per più di una settimana di giorno e di notte hanno letto integralmente la Bibbia. Tra questi ricordo anche il nostro sindaco e altri componenti della politica padese. Per me quindi introdurre questo San Siro è particolarmente significativo ed emozionante. Oggi, come sempre in questa occasione, ci troviamo a unirci intorno a quelle figure e a quelle personalità che hanno reso omaggio e valorizzato la nostra identità e il nostro legame con la nostra città, esempi a cui Pavia è veramente grande. Saluto cordiale a tutti voi intervenuti, care autorità civili, autorità religiose, militari che ci fate l'onore oggi della vostra presenza, cari benemeriti, oggi ricordiamo che San Siro diviene proprio l'occasione per rendere omaggio a cittadini che hanno compiuto qualcosa di straordinario, o con gesti personali particolari o con una vita intera dedicata ad arricchire e rafforzare la nostra comunità locale. Grazie di essere intervenuti, soprattutto e anche ai concittadini di Pavia, perché queste occasioni alla fine si riempiono di contenuto se c'è una partecipazione, come sempre accade, di tanti cittadini di Pavia. Come sempre, il giorno del patrono, San Siro, diventa l'occasione per l'amministrazione locale, attraverso di me, sindaco della città, di fare il punto della situazione su un anno di attività e anche profilare una prospettiva di sviluppo di indirizzo rispetto alla quale lavorare tutti insieme. 2012 è senz'altro stato un anno difficile, questo non c'è bisogno che ce lo ripetiamo ogni volta, e la parola da cui partire è senz'altro quella della responsabilità. Responsabilità che ciascuno, soprattutto chi riveste ruoli apicali, oggi deve avere. Io ritengo nella città di Pavia che le istituzioni tutte insieme rappresentano davvero quell'ossatura, quella portante per affrontare anche un tempo difficile. Il senso di responsabilità io lo vedo in tanti uomini e donne dello Stato che sono sempre con senso del dovere, compiono ogni giorno il loro dovere, lo fanno al meglio delle proprie capacità. Voglio ringraziare in particolare anch'io tutto il mio consiglio comunale, ciascuno nelle sue funzioni, maggioranza e minoranza portano avanti quel lavoro intenso che diventa dialettica e dibattito rispetto al quale poi camminare tutti insieme per il bene di Pavia. Voglio ringraziare Raffaello Sgotto per tutti e anche Sergio Maggi, che ha dimostrato quando, come ricordava Raffaello, in assenza sua per motivi di salute, grande senso istituzionale di responsabilità, e questo vuol dire che funzionano le istituzioni nella nostra città. Senso di responsabilità che abbiamo dimostrato in tanti. Voglio ricordare il ruolo un po' dei comuni in questa fase storica. L'altro giorno abbiamo incontrato il Presidente della Repubblica, prima ho avuto l'onore di essere ricevuto al Quirinale con una piccola delegazione, poi in Campidoglio con il direttivo nazionale di ANCI. Il Presidente della Repubblica in persona ha voluto affiancare la sua voce a quella di noi sindaci, per dire che è proprio nei comuni, negli enti territoriali di maggiore prossimità col cittadino, che si sta tenendo insieme la coesione sociale in un momento difficilissimo, dove a rischio di frammentazione, di perdersi. Ecco, il lavoro dei comuni, il lavoro che svolgono ogni giorno nel silenzio tante volte, quel lavoro difficilissimo di metterci la faccia, oggi sta tenendo insieme il paese. Questo ricordiamoci. Tutto poggia su un fattore fondamentale, che è la credibilità che le istituzioni devono mantenere. Purtroppo le statistiche
dicono che non tutte le istituzioni del nostro paese hanno la stessa credibilità, ma è compito di ciascuno di noi, perché poi le istituzioni camminano sulle gambe di uomini e donne, dimostrare con coerenza, con senso di appartenenza, di essere all'altezza del ruolo e del compito che ci è dato e di farlo appunto nel solo e esclusivo interesse dei nostri cittadini. Benemerenza di San Siro. Thank you.